Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Archiviata anche la partita contro lo Spezia, vittoria sul risultato netta per 3-0, ma così netta non è stata durante i 90 minuti perché comunque lo Spezia nel primo tempo ci è venuto a palleggiare in faccia, ha rischiato anche di andare in vantaggio nei primi 10 minuti. Sostanzialmente il primo tempo non abbiamo creato occasioni da gol, salvo il palo colpito da Cristiano Ronaldo al 41esimo minuto, quindi il nostro primo tiro nello specchio della porta, se così vogliamo dire, nel primo tempo al 41esimo minuto con Cristiano Ronaldo. Poi il secondo tempo siamo partiti un po' a disela anche, lo Spezia comunque riusciva a contenere molto bene il campo e poi sostanzialmente c'è stata una giocata estemporanea da parte della Juventus. Secondo me questa partita è stata decisa anche da episodi e per una volta devo dire che il facente funzione che abbiamo in panchina ha azzeccato i cambi. Infatti sono entrati il 33 e Alvaro Morata e proprio il 33 ha servito il gol dell'1-0 ad Alvaro Morata che il VAR come al solito ci ha messo sempre un quarto d'ora per convalidarci un gol. Queste cose capitano solo con noi quando usano il VAR, ragazzi. Sembra lo studio della NASA quando devono dare qualche gol alla Juventus. E poi lo Spezia un po' si è sbilanciato perché logicamente essendo andati in svantaggio sono saltati tutti gli schemi, si è un po' sbilanciato per andare a trovare il gol del pareggio e c'è stato il raddoppio della Juve con un gol di Federico Chiesa, un tiro parato da Provedel e poi sulla ribattuta da terra l'ha messa dentro Federico Chiesa. Sostanzialmente lo Spezia poi comunque ha cercato di creare qualcosina, ma comunque non c'è riuscita. La Juventus si è chiusa molto bene e in ripartenza poi ha cercato di andare a chiudere la partita, riuscendoci poi con Cristiano Ronaldo che ha siglato il gol del 3-0. 20esimo gol di Cristiano Ronaldo in campionato, a più 2 su Romelu Lukaku che comunque ha da giocare la partita con il Parma, anche se noi ci abbiamo da recuperare la partita contro il Napoli, quindi poi si vedrà se potenzialmente tra virgolette Ronaldo potrà allungare sulla classifica capocannonieri, che forse è l'unica cosa che possiamo vincere quest'anno, forse. E niente ragazzi, poi all'ultimo secondo c'è stato un intervento un po' sciagurato di Demiral. Ecco, Demiral per esempio dovrebbe un po' calmarsi, dovrebbe dosare un po' la foga in area di rigore perché è troppo irruento nelle entrate e non è il primo rigore che provoca sostanzialmente. E anche questo logicamente rivisto dal VAR, assegnato dal VAR. E poi Szczęsny ha ipnotizzato Galabinov sul calcio di rigore parandoglielo. Ma comunque c'è da dire che Galabinov ha calciato un rigore proprio di cacca, se così vogliamo dire. Comunque 3-0 della Juventus, ragazzi, non è tutt'oro quello che luccica. Il risultato un po' bugiardello perché comunque lo Spezia non meritava, a mio avviso, un passivo così pesante, però questo è il bello del calcio. Adesso ci aspetterà la partita contro la Lazio settimana prossima nel weekend. Vedremo di recuperare qualche altro calciatore se ci riusciremo, e se no andremo avanti con questi che abbiamo. Io nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre fino alla fine, forza Juventus!